Quando penso a questo viaggio, vedo David e me sui sedili anteriori della sua auto. Lui vuole qualcosa di meglio di quello che ha. Io voglio esattamente quello che lui ha già. David Wallace, benvenuto a Minneapolis. Salve, io sono David Lipsky. Ci siamo appena conosciuti, scrive un pezzo sul tour. Cosa tratta questa storia? Cosa si prova ad essere lo scrittore più discusso del momento? Quel genere di cose. Sei un tipo nervoso, eh? No, io sto bene. E tu? Io sono terrorizzato. Ehi, non è rassicurante avere un sacco di lettori? Penso che se un libro tratta qualcosa, tratta la questione del perché. Cosa di tanto universale quello che sto facendo? Se rispondono alle tue opere e le tue opere sono molto personali, allora leggerti è un altro modo di conoscerti. Davvero bella. Grazie. E credo che se c'è una sorta di tristezza nelle persone sotto i 45 ha qualcosa a che fare con il piacere, il successo e l'intrattenimento. Come un vuoto nel cuore di quello che pensavano accadesse. Non apri un libro di 1000 pagine perché hai sentito che l'autore è un uomo normale. Lo fai perché è geniale. Che cos'hai? Che cos'hai tu? Non sono sicuro che tu voglia essere me. Sii solo un bravo ragazzo. Più la gente ti ritiene grande, più aumenta la paura di essere una frode. David pensava che i libri esistono per impedire di sentirsi soli. Vivere quei giorni insieme a lui mi ha ricordato com'è la vita. E la conversazione è stata la migliore che io abbia mai avuto.